Fischia fischietto, dammi le A, anche se dura, voglio tentare, dammi l'orgoglio. Questo lavoro è nato perché avevo del tempo libero, lo dedicavo alla scultura, diciamo, mi piaceva tantissimo la scultura. È logico che venendo a Rutigliano nel 1979 ho cominciato a frequentare delle botteghe di Rutigliano e sinceramente toccando l'argilla è una cosa che uno non dovrebbe toccare perché se la tocca rimane fulminato, hai capito? Rimane fulminato nel senso che è talmente bello vedere che un qualcosa dal niente si riesce a creare, cioè da un pezzo di terra si riesce a creare qualcosa. E allora, le mie origini sono di Grottaglie. Ah, quindi c'è il... Mio nonno era di Grottaglie e probabilmente apparteneva a una famiglia di figli di Grottaglie. E io non lo sapevo fin quando non sono venuto a Rutigliano, fin quando non ho sposato uno di Rutigliano, okay. Perché la mia metà è di Rutigliano. E essendo la mia metà di Rutigliano ho dovuto frequentare diverse persone che lavoravano in questo settore. Un settore che ai miei sordi era, diciamo, quasi alla fine. Cioè, io cominciavo, però il fischietto stava scomparendo in quel periodo. Difatti, la prima festa che ho visto io nel 1979-80 si faceva sulla piazzetta della chiesa di San Domenico. Ed erano, sì e no, un paio di artigiani e un paio di commercianti. Poi c'è stato un avvento con alcuni consiglieri, tipo Pirino Valenzano e roba del genere, che si sono impegnati a portare su questa festa. E grazie a Divella, che Divella ha sponsorizzato questa festa, di fatto è sempre stato lo sponsor unico della festa di San Antonio Abate, perché si faceva nel largo della Pineta, e nella Pineta era vicino a casa di Divella, e Divella aveva piacere che si facesse in quel luogo, come si continua a fare anche adesso. Però dobbiamo dire che ci sono voluti 2-3 persone per poter aiutare gli artigiani di allora. Difatti da allora l'unico artigiano che era più importante era Tommaso Gara, della famiglia Gara, che hanno sempre fatto fischietti. E qualche commerciante, tipo il priore e roba del genere, che andavano a comprare e vendevano, diciamo, ciò che trovavano in giro di terricotte. Poi c'è stato il boom nel 1982-83 e fino all'88 c'è stato un crescendo di questa festa, fino all'88 che non è venuto, cioè è venuto qui a Rutigliano una mattina, una mattina ci ha fatto conoscere in tutta Europa. Sì, guardando un po' intorno, sono veramente tanti i carabinieri, da questo deduco che lei si ispira all'arma dei carabinieri per le realizzazioni. Sono molto informato sulle tradizioni dei carabinieri, perché abbiamo detto prima che il carabiniere è fedele nei secoli, quindi era nella nostra tradizione, forse sta scomparendo anche quello, perché i giovani ormai non si sposano più, quindi non restano più fedeli come una volta. Però i carabinieri sono fedeli nei secoli, quindi lo scambio di un fischietto significa anche che una persona si lega a un'altra con una certa fedeltà, senza tradirla e roba del genere. Quindi è di buon auspicio. Un fischietto in terracotta a forma di galletto, attirando l'attenzione, ma ha creato un'emozione. Forse è arrivato il tempo di comporre un canto nuovo, con la solita ironia. Come sempre mi rinnovo con la solita ironia per seguir la tradizione. Fischia fischietto, dammi le A, anche se dura, voglio tentare, dammi l'orgoglio.